arrivati a Genova, siamo entrati in camera, ci siamo sistemati e adesso iniziamo.
dobbiamo andare su in un posto. Ma vuoi scendere di là per far andare le tecniche? Sì. No, anche. Sì, ma paura di quello che mi sta per dire. No, no, ma niente di... Beh. Cioè, aspetta. Allora, saliamo su in macchina e attacchiamo il drone. Dobbiamo fare delle riprese col drone in questo posto che è tipo la cresta di una montagna. Se tu ci sei lì che corri, viene una cosa spettacolare e ci serve anche per il panorama. Volevamo anche aggiungere una scena in cui, in teoria, tu sei in un ambiente molto freddo, ma per il fatto che credo che sarà freddo comunque, e quindi il macro di te che sbuffi la fumeia. Se per caso... Ti sto odiando, però va bene. Come? Ti sto odiando, però va bene. E se per caso non ci fosse mai così tanto freddo, in teoria il trucco sarebbe come... Il fumo. No, aspetta, di farti prendere una piccolissima boccata senza respirare di fumo e fartela buttare fuori. Abbiamo anche le sigarette. Troviamo un posto freddo. Mi fa un culo, mi fa. No, a parte tutto, cerchiamo di tutto. Silvia. Cosa ti metto in frigo? Silvia, però buona causa. No. Non si fuma. No, no, brava, brava. Brava, brava, brava. Vai. Caffè. Dio buono. Oh. Come avrete notato, questi giorni sono stati giorni un po' impegnativi per me. Sono andata a Genova e il motivo per cui sono andata a Genova è per fare questo filmato di cui voi avete appena visto il backstage, che fosse incentrato sia su My Protein che su di me come atleta. Per me è stata un'esperienza bellissima. Diciamo che è anche un po' sempre stato il mio sogno che la mia vita venisse filmata dall'esterno, che non fossi soltanto io a filmarla. Sinceramente non ho parole per descrivere quello che ho provato, il fatto di essere vista come un atleta, essere seguita da un drone. Sono cose che quando ho iniziato tutto questo, un anno e mezzo fa, non avrei mai pensato potesse accadermi. Io ho iniziato filmando con il mio telefono nella mia stanzetta e in realtà, se riguardo tipo il mio primo video, io sono anche nell'angolino dell'inquadratura perché quasi mi vergognavo ad apparire. E ho incominciato condividendo la mia storia, condividendo quello che sono stata, come l'ho superato e quello che stavo diventando. In realtà, quando io ho aperto il canale, ero comunque in un processo di guarigione e lo sono tuttora, come lo sarò penso sempre, o comunque non mi reputo mai arrivata, perché imparo sempre qualcosa di nuovo, perché miglioro sempre qualcosa di più. E da quando sono nata con questo canale io ho imparato tantissimo, io sono cresciuta, voi mi avete visto crescere, mi avete visto ottenere risultati, crescere fisicamente, cambiare casa, andare a vivere da sola, gestirmi la vita da sola. In questo anno e mezzo è stato un po' come se la mia crescita, il mio diventare donna, il mio diventare matura, l'avessi condiviso con voi e voi mi avete supportato, mi avete aiutata, mi avete dato tanti stimoli e tanta motivazione, ma anche coloro che mi hanno un po' criticata, mi hanno messo in dubbio, mi hanno aiutato anche loro, perché grazie alle loro critiche, se positive, sono cresciuta e mi sono migliorata. Quindi io devo ringraziare voi per tutto questo. Io non sarei mai arrivata, lo vedrete, in cima a una montagna con un drone che mi gira intorno, con gente che mi filma, che mi segue in ogni minuto della mia giornata, nei miei allenamenti. Io che quando entravo in palestra spesso mi sentivo a disagio perché avevo paura che mi si vedessero le ossa, avevo paura che la gente notasse quanto ero magra, e invece adesso è tutto il contrario, cioè è pazzesco, è davvero è arrivato qualcuno. È davvero qualcosa che non avrei mai pensato di conquistare, arrivare. Per questo vi voglio dire che qualunque sogno voi abbiate, non lasciate che ci sia qualcuno a dirvi che non potete farlo. Quando ho iniziato mi hanno detto che non diventerò mai nessuno, che era una sfigata, che non sarei mai arrivata a fare niente. E di sicuro non credevano che mai sarei arrivata dove sono ora. Ma io ho continuato, ma non perché volevo dimostrargli che l'avrei fatto, che sarei arrivata a collaborare con aziende internazionali, ma io ho continuato perché volevo, perché era qualcosa che mi piaceva, c'era qualcosa che mi faceva davvero stare bene e mi faceva sentire utile. Ed è questa, secondo me, la differenza. Fare quello che faccio io, o comunque fare un lavoro per il denaro o per diventare famoso, secondo me
non è la strada giusta. Secondo me l'importante è fare un lavoro, fare qualcosa che ti fa davvero stare bene, che ti piace, per cui è passione, per cui ti svegli la mattina e dici sì, che figata, posso fare questo, voglio fare questo. Anche se a parità di guadagno è minore, ovviamente devi comunque sopravvivere nella vita, non è che puoi fare tutto per la gloria, però la differenza nel fare qualcosa in modo forzato oppure con passione si vede, e si vede nel lungo termine. Prima o poi quella cosa che fai controvoglia ti stuferà e allora sarà lì il problema. Quindi fate qualcosa che vi fa stare bene a voi e non fate le cose controvoglia. Spesso mi viene chiesto: ma Silvia, ma perché ti impegni così tanto a mangiare sano, a seguire una dieta equilibrata, ad allenarti in palestra, a dare il massimo? Allora, prima di tutto, e rimarrà sempre questo, è perché mi fa stare bene, perché è la cosa più bella che si possa mai fare, secondo me, prendersi cura di sé, nutrendo il nostro corpo, allenandolo, sentendolo lavorare, sentirsi viva. Per me è proprio qualcosa che mi fa piacere, per me è proprio la gioia di allenarmi, di sentirmi viva. Quindi questo rimarrà sempre il motivo per cui mi comporto così, per cui mangio così, per cui mi alleno, per cui professo questo stile di vita sano, fit e tutto. Però io sono una a cui piace lavorare verso un obiettivo. Io ho tantissimi obiettivi personali: fare trazioni, fare le verticali, le conoscete. Però ammetto che avere un obiettivo di rendere questo quasi un lavoro, non solo a livello di social, con sponsorizzazioni, collaborazioni, eccetera, ma a livello di photoshoot, video, cose del genere, mi farebbe molto piacere. Quindi diventare quasi una fitness model, si potrebbe dire. Io, sapete, non mi piace darmi nomi, io non mi considero una youtuber, non mi consiglio qualsiasi cosa, però ammetto che questa cosa, avere questa specie di obiettivo o comunque questa possibilità, che magari adesso io ho fatto un video come protein, ma magari si potrà ripresentare fra un anno o magari mai più, però pensare di poter fare questo non mi dispiacerebbe, lo ammetto. Io adesso penso di aprire un po' le porte a questa possibile esperienza, anche perché quello che mi dispiace molto è che in Italia aziende come Puma, Nike, che cercano di entrare nel mercato, utilizzano sponsor che non sono assolutamente un esempio di fit o comunque del loro brand. Puntano alle persone che sono famose, quindi vlogger o fashion blogger, che fanno bene il loro lavoro, ma secondo me non dovrebbero entrare in ambiti che non gli competono, perché secondo me non portano un personaggio o una rappresentazione giusta per il brand che le vuole rappresentare. Comunque sono contenta di aver condiviso questo con voi. Io comunque rimango sempre la ragazza normalissima che si allena, mangia sano, studia, e chissà, io concludo questo video, vi ringrazio, ringrazio tantissimo i ragazzi che hanno girato questo video, che presto vi farò vedere, vi manderò il link, vi condividerò ovunque perché non vedrò anch'io di vederlo. Grazie Andrea, grazie Martino, grazie Stefano. È stato un weekend pazzesco, incredibile, fantastico, e sono felicissima di averlo condiviso con la persona più importante della mia vita. Jimmy mi ha seguito, è stato con me, ha fatto il video del backstage. Lui davvero doveva esserci. Lui è stata la prima persona che ha creduto in me, da quando era malata a quando ho deciso di aprire il canale. Mi ha sempre supportato, mi ha sempre aiutata, mi ha sempre sostenuta in tutto quello che volevo fare, dandomi spunti, criticandomi, mettendomi in dubbio, in modo che io crescessi, in modo che io mi sviluppassi. E davvero grazie Jimmy, grazie, e ci vediamo al prossimo video.